È partita a Teramo la nuova gestione dei parcheggi a pagamento a cura della società EasyHelp, vincitrice del bando pubblico, ma che ha già riassorbito i 22 dipendenti della vecchia Tercop. Entrano così in vigore parcometri e tariffe orarie riviste. Le strisce blu, assicura l'assessore Ramo Maurizio Verna, costeranno meno. Oggi c'è un servizio ufficiale riconosciuto con la stabilizzazione soprattutto dei 22 ex dipendenti Tercop, quindi siamo molto soddisfatti di questa cosa, soprattutto siamo riusciti anche ad abbassare la tariffa nella seconda ora per i parcheggi blu e quindi questo, come avevamo promesso, poi abbiamo fatto. Poi abbiamo lanciato contemporaneamente un sondaggio per chiedere delle manifestazioni di interesse in merito alle eventuali parcheggi gialli in centro storico per i residenti e a quale prezzo ovviamente disposti a pagare, che generalmente sono anche somme simboliche. E quindi poi questo ci fa capire a noi come adottare strategie all'interno del centro storico per individuare possibilmente delle vie per poter riservare ai residenti che oggi hanno seri problemi per parcheggiare. Ma resteranno un po' di strisce bianche? Le strisce bianche tendenzialmente nei centri storici ci sono sempre di meno, perché appunto c'è o strisce blu o strisce gialle. Vediamo adesso. Uscirà fuori seguendo uno studio attraverso questa indicazione dei residenti. In questo studio è compreso anche l'utilizzo di parcheggio San Francesco, San Gabriele e Piazza Dante, quindi anche lì stiamo chiedendo a chi invece fa il lavoratore pendolare come lo utilizza, se lo utilizza per quali motivi e qual è il prezzo adeguato per loro per poterlo utilizzare, perché molti ci dicono che lo utilizzano per un costo eccessivo. Quindi. La pedonalizzazione dei corsi vecchi, che si prevede? Noi abbiamo già lavorato su Corso San Giorgio e su Via Capuani e sta partendo in queste ore la pedonalizzazione di Via Sant'Antonio, che è una via bella, caratteristica di questa città, con diverse attività commerciali che potrebbero riempirla da sera di tavolini, quindi è anche un tratto di Via Muzzi. Noi stiamo lavorando pezzo dopo pezzo per cercare di conquistare spazi pedonali attraverso un equilibrio generale delle funzioni all'interno del centro storico, in modo tale da rendere la qualità della vita del centro storico migliore.